Ogni mattina gli abitanti di questa immensa città uscivano di casa e gran parte di essi aveva una sola cosa in mente: venire qui al foro. Oggi lo vedete, il foro è solo un pallido ricordo di quello che era una volta, è una distesa di marmi, di colonne, alcune tirate su. Ma esistevano anche altre cisterne ben più grandi, come questa nella quale ci troviamo, dove c'è ancora dell'acqua e sul fondale della melma che rende un po' difficile muoversi. Bene, questa è una cisterna gigantesca che si trova proprio sotto il Tempio di Venere, proprio accanto al foro. È lunga almeno 35 metri e ha questa struttura a nicchie, proprio una classica struttura da cisterna, perché vedete, non esistono angoli o spigoli vivi, tutto è smussato, anche i fondali.